Allora, siamo qui alla Raduno Nazionale dei Consapevoli ideato da Renzo Minari e siamo qui con Paolo Franceschetti, ovviamente siamo pure a casa sua a rompergli un po' le uova nel paniere, però abbiamo delle domande da fargli. Per esempio, sarebbe interessante chiedergli riguardo questa intervista fatta da una radio iraniana in cui avete parlato liberamente di argomenti massonici in cui è venuto fuori cose che là in Iran sanno. Mentre qua non sappiamo, se puoi dirci esattamente questa intervista com'è andata. Guardate, l'intervista si trova ancora online proprio su Radio Teheran. Com'è andata? Mi hanno fatto domande abbastanza spinte, diciamo, per il tipo di informazione che invece abbiamo in Italia, in cui certi argomenti non passano. La cosa che mi ha colpito è che io dissi all'intervistatore, ma dico, questo livello di informazioni date in Iran, pensavo che foste molto indietro. In realtà, cioè, se vi fanno passare queste informazioni così gravi, vuol dire che siete abbastanza avanti. Lui mi ha detto, beh, sì, per certe cose noi effettivamente siamo abbastanza indietro, ma per l'informazione non siamo certo ai vostri livelli, come dire, voi siete proprio il peggio del peggio, insomma. E mi ha colpito molto questa cosa perché mi disse: no, no, da noi tutte le informazioni circolano liberamente, anche perché questo va detto. Mi disse una cosa che va presa in considerazione, cioè disse: in Iran le informazioni circolano, ma poi leggono in molto pochi, quindi Cioè, comunque c'è un il livello di ignoranza risultato, sì, molto, molto elevato, quindi anche se tu dici la verità. sono poche le persone che la recepiscono questa verità. Da noi necessariamente ci deve essere una manipolazione dell'informazione maggiore. Perché? Perché maggiore è la persona, il numero di persone che leggono. Sono sempre poche, si dice, sì, ma queste poche fanno anche opinione perché sono comunque gli intellettuali, le persone che stanno magari ai vertici della nostra società, di conseguenza, e queste non devono sapere esattamente come sta il sistema. Certo, dal David Acmitap per l'intervista a Paolo Franceschetti, l'ultima domanda È la riguardo seconda anche, la la seconda è seconda, ultima. l'ultima, Quante tre riguarda. però? Scusate, abbiamo avuto un po' di Sì, dai, sangria, ovviamente la e poi c'è un po' di sottofondo che disturba, comunque, vabbè, oltre alle cicale. L'opinione che hai tu dei futuri magistrati e futuri avvocati, dato che il tuo lavoro è quello di insegnare ai candidati ai concorsi di magistratura e ai concorsi per avvocato, quando tu durante i tuoi corsi fai dei lievi accenni al signoraggio o alla massoneria, qual è il tuo feedback, il riscontro che hai da questi futuri? No, beh, anzitutto io nei miei corsi in genere non faccio questi accenni. Al signoraggio sì, perché c'è stata una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite recente nel 2007. Che Allora, ricordiamo che le sezioni unite fa quasi legge nella normativa italiana. Interpretazione le Sezioni Unite della Cassazione sì, sono autentica. più che un'interpretazione autentica, diciamo che pongono delle regole che poi tendenzialmente saranno osservate dai magistrati che metteranno sentenze sullo stesso argomento. Quindi lì, essendoci una sentenza importante, effettivamente l'argomento può essere preso nei corsi. Delle altre cose no, non se ne parla perché esula dai temi di un corso per l'esame d'avvocato, insomma. Questa è una cosa che si impara sul campo, non nei Comunque, corsi. il feedback da quando tu enunci questo tipo di informazioni a questi futuri avvocati e magistrati? Ma in genere comunque quando capita di parlarne succede che le persone o sono totalmente inconsapevoli, come del resto ero io fino a qualche anno fa, oppure già hanno capito come il sistema per esserci imbattuti, e quindi ho un buon feeling con queste persone che si sono imbattute col sistema, e spesso ho instaurato anche rapporti di collaborazione, di amicizia, di scambio in qualche modo. Però normalmente la maggior parte sono comunque inconsapevoli di quello che li aspetterà, perché si studiano delle materie che sono assolutamente teoriche, che non hanno poi nessuna attinenza con la realtà, perché la realtà sarà tutta diversa. Tu studi, ad esempio, che il diritto penale è un diritto che per certi versi coincide con la morale, studi che il diritto penale è quel diritto che serve per sanzionare l'individuo che delinque, e poi scopri invece che nella pratica il diritto penale non serve a niente, perché il 95% dei reati vanno in prescrizione, perché il restante Come ha scritto 5%, Bruno Tinti nel suo libro, no? come ha scritto Bruno Tinti e come ha scritto anche in quest'ultimissimo libro molto bello e interessante, che mi deve aiutare, Livia Dotti. Livia Dotti, e si intitola Magistrati l'ultracasta. E è ben descritta la situazione della magistratura, dove sostanzialmente non si riesce a fare giustizia perché sono
sono una vera e propria casta, ma non sono una casta loro come magistrati. Quello che il libro di Livia Dotti non dice è che questo sistema è voluto e spinto dal sistema massonico. Quindi perché non si riesce a perseguire un magistrato che ha commesso un delitto? Non certo perché sono una casta di magistrati. Il problema è che la maggior parte di loro sono iscritti in massoneria e di conseguenza poi il legame massonico prevale sulla legge. Perché? Perché la massoneria riconosce prima i suoi tribunali e poi i tribunali dello Stato. Quindi abbiamo l'assurdo che la maggior parte dei vertici della magistratura sono persone iscritte a un'associazione, a un'organizzazione che sostanzialmente non riconosce il tribunale dello Stato e si fa un tribunale da solo praticamente. E quindi poi utilizza la legge a fini strumentali. Poi i più grossi processi vengono tutti messi nel dimenticatoio dal punto di vista procedurale, con cui c'è un modello in cui vengono inserite le notizie di reato e in cui che serve sostanzialmente per affossare i processi e farli andare nel dimenticatoio. Quindi queste cose si impareranno purtroppo sul campo, quindi studi per il concorso in magistratura o per l'esame d'avvocato delle cose e poi cominci ad applicarle e vedrai che in realtà sono completamente diverse. Io stesso ci ho messo qualche anno per rendermi conto che il diritto è una gran presa in giro fondamentalmente, insomma. Sì, detta la fantozia potremmo dirne in un altro modo. Senti, no, un'altra domanda è riguardo i libri di Sigismondo Pambini. So che tu ne hai letto uno comunque delle parti. Due. Pambini risulta molto particolare nella sua analisi sui gesuiti, no? A proposito di chi manipola e non rispetta la legge. Riesce a analizzare il comportamento e le regole dei gesuiti in una maniera tale da inserirli poi in tutti i complotti, addirittura fa pelo e contropelo lo studio di David Icke. Cosa pensi di questi gesuiti, del loro modus operandi? Guarda, non so, non mi sono formato, diciamo, una mia opinione precisa. So, e ho sentito dire da molti, che i gesuiti sono l'organizzazione che più di ogni altra ha manovrato le sorti del mondo e in qualche modo sono collusi e forse sono addirittura superiori alla stessa massoneria come potenza. Forse sono i cosiddetti superiori sconosciuti di cui parlano sia in Rosa Croce che la massoneria. Però non mi sono fatto un'idea precisa, perché io la storia dei gesuiti ancora la devo scoprire. Una cosa però, diciamo, mi è chiara da due vicende personali, che alcuni gesuiti sono coinvolti nelle vicende più sporche del paese. Ad esempio, dico una cosa che è, diciamo, ufficiale agli atti, e l'omicidio di Falcone, l'omicidio di Borsellino, pare fossero diretti sostanzialmente da un centro dei servizi segreti di Palermo che si chiama Cerisdi, che è tuttora operante, tuttora funziona perfettamente. Da lì pare che fu azionato il telecomando che fece saltare in aria Borsellino, e da lì pare che arrivò la telefonata che avvertì Brusca che Falcone era sceso a Punta Raisi. Quando uno si va a informare su cos'è quel Cerisdi, è ufficialmente un centro studi fondato da chi? Da padre Pintacuda, un gesuita. E in realtà quel centro studi è tuttora uno specchio per l'allodo, perché in realtà è un centro di servizi segreti da cui si controlla Palermo e si domina Palermo. Un po' come l'Iperion a Parigi all'epoca. Esatto, una cosa simile, sì. Senti, ma adesso a parte Pintacuda, i gesuiti sono famosi, o comunque per chi li studia, per le loro regole, che sono ferree e matematiche, da cui sembra che tutte le altre organizzazioni prendano da quelle regole lì. E tu le hai lette queste regole qua? No. Ok, tagliamo qua. Salutiamo Pambi. Salutiamo gli amici iraniani, salutiamo Proclamato di Benedetto e pure Pandemia. Ciao. Ciao a tutti.